Farber. Nella clinica dell'università, credo. Bene, grazie. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Melanie Farber, per favore. Terzo piano, reparto 3, il primario è il dottor Breuer. Grazie. Grazie. Sì, dottoressa, dopo i pasti. Insomma, stomaco va bene. Accidenti, poliziotti! È quella sulla sedia a rotelle. Come sta? È molto magra, pesa appena 45 kg. Da quando è entrata non ha detto una sola parola. Forse soffre di depressione, non saprei dire. Non sono uno psichiatra. Possiamo parlarle? No, non adesso, è ancora sotto shock. Chi è il ragazzo accanto a lei? Il fidanzato. Mark Furman? Sì, esatto. È stato lui a trovarla e l'ha portata qui ieri notte con i genitori di lei. Gli altri due amici ho dovuto mandarli via. Quali altri amici? Un ragazzo e una ragazza erano qui pochi minuti fa. Sono appena usciti. Forse non hanno ancora lasciato l'ospedale. Dottore, che succede? Scusatemi. Dai, scendiamo. È sta attenta. Furman? Mark Furman? Sì, sono io. Polizia criminale, mi chiamo Maybach, la mia collega Zimmerman. Salve. Polizia? E che volete da me? Indaghiamo sulla morte del tuo insegnante, Jochen Gall. Anche tu eri all'incontro di ieri sera, giusto? Scusate, ma sono sconvolto, non capite? La mia ragazza ieri sera si è tagliata le vene e io non posso fare niente. E ora voi venite a parlarmi di quest'altra disgrazia. Forse è meglio che ci segui in centrale per rilasciare una deposizione. No, non se ne parla nemmeno. Io resto qui. La mia ragazza ha bisogno di me. Non ce la fa da sola. Io non mi muovo dall'ospedale. Strano, ho avuto l'impressione che stessi andando via di corsa. No, guardi, si sbaglia. Io resto con Melly. Sì, va bene, d'accordo. Allora vieni in centrale domattina, intesi? Grazie. A domani. Se la madre di Jessica è stata in palestra fino alle 22, potrebbe aver avuto il tempo di passare da Gal. E questo significa che il suo alibi non ha di ferro, giusto? Ha le chiavi di casa della vittima e non va dimenticato che oltre che una vicina era la sua amante. Vicina di casa nonché amante. Non sempre è un'assassina, non trovi? Ah, già. Tu hai pensato subito alla tua nuova vicina. E con questo? Né il direttore della scuola né gli altri insegnanti mi hanno detto qualcosa di negativo su Jochen Gall. Mamma mia, che fame! Giù le mani. Dai! È buono? Insomma, allora ho controllato i partecipanti al gruppo di teatro. 3 su 7 hanno un alibi. Dalle 9:30 a mezzanotte hanno fatto un tale chiasso in un locale che tutti se li ricordano. E degli altri 4 che sai? Beh, gran bella domanda. Jessica e il suo ragazzo domani vengono in centrale. Bene, domani tutti da noi. Sì, tutti tranne Melanie Farber. Novità su di lei? Quella maglietta rossa può appartenere solo a Jessie o a Melanie. Perché... un'altra ragazza, sì, insomma, non le sta proprio. È troppo grassa. Ah, c'è un'altra cosa. Stefan Heller e Mark Furman sono tutti e due ripetenti. Li aveva bocciati Gall. E l'altra sera sono stati cacciati via da Gall mezz'ora prima degli altri. Ah, c'è stato un problema. E quale? Non lo so. Ma come, non l'hai chiesto? L'hai dimenticato. Già. Come al solito. Thank you.
La madre della Farber ci ha portato il diario di Melanie. Se vuoi la mia opinione, lei aveva un tipico innamoramento adolescenziale fortemente idealizzato. Ti va di spiegarti meglio? È un classico dei comportamenti adolescenziali. Una giovane è molto innamorata del suo insegnante, lo idealizza, lui non ricambia e quindi che succede? Che si sente inferiore, si vede brutta, grassa e inizia a perdere peso fino a diventare anoressica pur di piacergli. E siccome lui la ignora, finisce per ucciderlo? No, questo non c'entra niente. E allora?